Io non ho diapositive, ma quella che c'è qua mi piace molto e dice molto di quello che volevo dirvi e la lascio lì e mi va bene così. Premesso che mi chiamo Carlo e non Federico, c'è sempre questo equivoco, ma solo per la cronaca, io sono rimasto a corto di cose originali da raccontarvi perché chi mi ha preceduto le ha dette quasi tutte, quelle poche idee belle che mi erano venute da raccontarvi oggi. Perciò il mio intervento avrà più il sapore del riepilogo e del ragionamento, partendo un po' all'indietro. Io dovrei parlarvi degli approcci clinici distrettuali e non mi va di seppellirvi in una mole descrittiva di azioni o setting di cura. Mi piace di più l'idea di ricordarvi come i distretti nascano a metà degli anni 90 da un'idea di fondo apparentemente semplice ma rivoluzionaria, per cui l'ospedale è un luogo economicamente insostenibile. Per economicamente insostenibile io non mi riferisco, e chi pronuncia questa frase non si riferisce solo al fatto che costa un sacco di soldi mantenerlo grande e grosso come era già allora, ma è economicamente insostenibile perché produce dei costi umani e sociali, che sono l'annientamento delle abilità residue, cognitive, fisiche, di chi vi è ospite per lungo periodo, dell'anziano che dimesso entra con una polmonite ed esce allettato e incapace di riconoscere i propri cari. Questo è un costo, è inutile che ci giriamo intorno, è il costo sociale e collettivo che paghiamo tutti ogni giorno. Quindi, se consideriamo una volta tanto economia una parola non soltanto legata a bilanci e denaro, possiamo ben immaginare come l'ospedale debba essere ristretto ad un luogo, agile che cura l'acuzie e che è tecnologicamente avanzato per fornirci quei servizi estemporanei che servono in particolari momenti della vita. È una parentesi l'ospedale, aperta la quale c'è la dimissione, chiusa la quale c'è la dimissione, cioè il ricovero e la dimissione, e che ci lasciamo alle spalle, che non fa parte della nostra esistenza, ma fa parte dei nostri ricordi. Ma se così decidiamo che debba essere l'ospedale, mettiamo in campo altre due considerazioni che ne sono la logica conseguenza, e cioè che le malattie croniche o cronico-degenerative o di durata, come le vogliamo chiamare, devono avere altrove una collocazione nella gestione e nell'assistenza e perciò nascono i distretti. La seconda considerazione, di carattere culturale, ed è ver il vero elemento rivoluzionario, è che non esiste più, va spezzata la dicotomia benessere-salute uguale casa, malattia, malessere uguale ricovero. Questa dicotomia va in frantumi di fronte alla considerazione che l'ospedale non è lì per ospitare ogni genere di malattia in qualunque fase essa si trovi. La malattia quindi si versa sul territorio e impatta su chi allora? Impatta sulla medicina generale, che grosso modo è l'unica o quasi l'unica realtà sanitaria extraospedaliera e che non ha, e non avrebbe nemmeno oggi e non aveva allora, la forza di subire l'impatto di un trasferimento di responsabilità di questa portata e di operatività di questa portata. E allora bisogna costruire le altre professionalità che insieme alla medicina generale, si spera sempre in alleanza alla medicina generale, costruiscano i percorsi di salute e l'affrontamento delle malattie croniche. E quindi nasce il distretto con infermieri, medici specialisti, psicologi, fisioterapisti e tutte le figure sanitarie che oggigiorno trovate variamente organizzate all'interno. Ora, come si comincia a giocare la partita delle malattie cronico-degenerative? Ovunque ci sia la sensibilità per capirlo, e non dappertutto c'è questa sensibilità, mi si riesce di dire che a Trieste c'è e che altrove non la trovo, si capisce subito quello che vi hanno detto tutta la mattina tutte le persone che mi hanno preceduto, e cioè che se mettiamo la malattia al centro della nostra attenzione, abbiamo fallito. Molto spesso abbiamo fallito in partenza. Mettere la malattia al centro tra noi e la persona che abbiamo di fronte significa trasformare la sua esistenza in una
come dire, in un susseguirsi di appuntamenti sanitari, in un ricovero dopo l'altro, in una visita, in un esame, in un approfondimento che succede all'altro, e quindi l'esistenza della persona con malattia di durata altro non diventa se non una scansione di aggravamenti, di approfondimenti, e la malattia prende il sopravvento sull'esistenza. E quindi l'operazione che dobbiamo in qualche modo cercare ogni giorno di mettere in pratica è quella di ribaltare il termine della questione, e cioè dobbiamo mettere la malattia, che è un elemento ineliminabile per chi ce l'ha, non è un elemento guaribile per definizione di malattia cronica, la dobbiamo mettere allo sfondo dell'esistenza di chi abbiamo davanti. Qual è il modo di mettere la malattia non al centro, ma di sfondo, e di consentire quindi a chi abbiamo di fronte di avere un'esistenza piena, quella fatta di affetti, di relazioni, di soddisfazioni, di piaceri, che è la vita che cerchiamo un pochino tutti. L'unico modo che siamo riusciti faticosamente, litigando all'infinito cercando dove non trovavamo delle soluzioni, e cioè tra di noi, continuamente, nel lavoro di equipe e nella relazione stabile, noi fino ad oggi siamo riusciti in questo intento. Per lavoro di equipe si intende la compresenza di tutte le professionalità distrettuali e quelle non distrettuali, gli assistenti sociali del comune, il privato sociale, il volontariato, ovunque, i vicini di casa, ovunque ci trovassimo nella condizione di ricevere un aiuto, anche piccino, nella gestione delle problematiche che ci trovavamo ad affrontare. E dall'altra parte è la relazione, cioè chi ha una malattia cronico-degenerativa ha bisogno di una sponda, di un riferimento, di qualcuno a cui rivolgersi sempre, e questo qualcuno non può essere ogni volta qualcun altro. Non stiamo parlando di un supermercato, dietro al bancone ci può essere chiunque. Il prodotto è quello. Eppure, sapete, in molte regioni d'Italia c'è questa convinzione che ad un bisogno di salute corrisponda una prestazione, e che questa prestazione sia misurabile, erogabile, viene fatto un tagliandino e la persona tanto riceve. E alcuni dei sistemi sanitari regionali più blasonati vantano questo genere di organizzazione. Organizzazione che io sono fiero di affermare a Trieste non c'è. A Trieste c'è un'organizzazione basata sulla relazione, sul fatto che l'infermiere Andrea andrà dalla famosa signora Maria e sarà quasi sempre l'infermiere Andrea o il suo amico infermiere Ivan che insieme gestiscono il caso, e la signora Maria non affronterà ogni volta un estraneo e una nuova valutazione e una nuova serie infinita di considerazioni e di approfondimenti. No, c'è un rapporto stabile e c'è una fiducia reciproca, e la persona sa che c'è sempre Ivan o Andrea o qualcun altro che si occuperà dei suoi bisogni. E Ivan e Andrea non si fermeranno alla medicazione, all'iniezione o a quello per cui sono lì. Si premureranno perché così facciamo tutti e basta, e non perché, non c'è nessun perché, si premureranno di capire che la signora non guarisce dall'ulcera alla gamba perché non è in grado di lavarsi. E ovviamente l'infermiere potrebbe tranquillamente, nella famosa regione blasonata per la sanità, entrare, medicare e andarsene, e ignorare che la casa in cui ha varcato la soglia è lercia e puzzolente, e nessuno apre le finestre e la signora non si lava da giorni. Ecco, noi non facciamo così, noi ci occupiamo, e a volte improvvisando, a volte fuori servizio, a volte telefonando ai nostri assistiti a qualunque ora e in qualunque giorno, ci preoccupiamo, scusate la banalità delle cose semplici di questa diapositiva, che sia tutto a posto e che un bisogno sanitario strettamente o meno sanitario non si trasformi in una ragione di attorcigliamento e di malattia. Ed è così che intendiamo gli approcci clinici distrettuali.